Nuovo episodio di maltrattamento in famiglia in provincia di Salerno è accaduto a Sapri, dove è scattato l'arresto per un giovane di 31 anni accusato di violenza fisica e psicologica ai danni della madre. L'arresto è stato eseguito dai carabinieri della compagnia di Sapri, guidati dal capitano Francesco Fedocci. La vittima è stata supportata nella vicenda dagli psicologi e dai volontari del centro antiviolenza di Sapri, dopo che la stessa si era rivolta ai militari dell'arma denunciando i presunti e continui maltrattamenti subiti dal figlio. Secondo l'accusa, il ragazzo si sarebbe reso più volte protagonista di violenza reiterata fisica e verbale per futili motivi di antico rancore nei confronti della madre, aggressioni che secondo la ricostruzione delle forze dell'ordine e della donna andrebbero avanti dal 2020 con diversi episodi di violenza psicologica e fisica fino all'epilogo di lunedì scorso con l'ultima violenta aggressione fisica subita dalla donna a causa della ennesima discussione con la stessa, che è finita in ospedale con diverse ferite. Dopo i domiciliari, per il 31enne è stata disposta la misura restrittiva del divieto di avvicinamento alla parte offesa con l'abbinamento dell'applicazione del sistema di controllo con il braccialetto elettronico.